Allora, faccio una breve presentazione mia, ma proprio di 3 secondi, ovviamente non tolgo spazio a Ilenia. Roberto Robo per tutti, ho un canale YouTube dove pubblico recensioni di libri, consigli di lettura, eccetera. Si chiama Robo Books su YouTube, se volete andare a vedere. E collaboro con diverse case editrici, tra cui anche Spirito Libero, che oltre alla presentazione, cioè, oltre al libro che ho presentato la settimana scorsa, con Svevo, quindi il Palazzo delle Ombre, ha pubblicato diversi romanzi, e un altro romanzo bellissimo, il secondo che la casa editrice mi ha dato da recensire, è stato proprio Mie Editore di Lucidi, Ilenia Lattanzio, che ci abbiamo qua. E ciao, quindi, a tutti. Ciao a tutti. Ok, allora la prima cosa ti chiedo ovviamente da cosa nasce la tua passione per la scrittura, poi magari entriamo nel vivo del romanzo. Allora, la mia passione per la scrittura ha origine tanti anni fa. Io ho iniziato a scrivere quando avevo 13 anni e praticamente è successo che all'improvviso avevo tante idee nella testa, tanti mondi che volevo costruire, e però non riuscivo come ad esprimerli. E io ricordo perfettamente che papà è tornato a casa dopo un turno di lavoro, mi ha regalato un quaderno dalla copertina rossa e lì ho cominciato a riempire le pagine come se nulla fosse. E da lì io non mi sono più fermata, scrivo continuamente, tutti i giorni, un po' come se fosse il mio modo proprio per esprimermi al meglio. Erano già storie o erano pensieri? Cos'erano? Allora, inizialmente scrivevo più quelle che si chiamano fanfiction, ovvero storie basate su opere di altri autori. Ok. E io all'inizio ho scritto praticamente un crossover tra due anime, che erano Yu-Gi-Oh! E Sailor Moon, quindi posso... una cosa un po' strana e contorta, e io ho iniziato a scrivere storie, diciamo, mie personali, proprio inventate da me, solo successivamente, tipo al liceo, fine liceo in realtà, perché infatti Mie Editore di Luce, io ho iniziato a scrivere nel 2009, ed è la mia prima storia completamente originale. Quindi il diario dove magari uno metteva i pensieri, quello non ti ha mai interessato? No, il diario no, mi interessava più inventare comunque. Ok, ok. E quindi siamo arrivati, diciamo, a Mie Editore di Luce, che mi dici parte da che anno più o meno la stesura? Allora, Mie Editore di Luce l'ho iniziato a scrivere nel 2009, in un periodo di transizione, perché nel 2009 ho terminato il liceo e almeno per me, ma penso per molti ragazzi, è stato un po' un periodo, tra virgolette, buio, perché comunque non sai che ne sarà del tuo futuro, non sai cosa fare... E quindi era un periodo un po', diciamo così. Io mi ricordo passavo purtroppo molto tempo a casa, perché comunque ancora non avevo idea di che università iniziare, di che lavoro poter intraprendere, tutto quanto. E a quell'epoca girava in televisione un canale, un programma, scusate, che si chiamava Amore Criminale. E siccome io e mamma purtroppo abbiamo questa passione, diciamo, per... thriller, questi programmi del genere, abbiamo iniziato a guardare anche questo programma, che a me personalmente mi ha un po' turbato, perché comunque parlava principalmente di tematiche comunque di femminicidi, violenza di genere, tutto quanto. E io ricordo che questo programma terminò tardi, in quell'episodio, e io non riuscivo a prendere sonno, perché nella mia testa vorticava una domanda che ha ispirato la mia storia, ma allo stesso tempo mi ha un po' spaventata, diciamo, ovvero che succederebbe se queste vittime, queste persone, tornassero alla vita e potessero vendicarsi. E da lì ho iniziato a scrivere Mie Editore di Luce, che poi ho terminato purtroppo 10 anni dopo a causa di impegni di studio, di lavoro, ma l'origine, diciamo, ha avuto, cioè risiede in quella notte lì, insomma. Terminandolo anni dopo, comunque è una nuova consapevolezza, sicuramente avrai letto tanto, quindi anche nello scrivere, che poi si vede, perché comunque è una scrittura ottima, devo dire. Grazie. Sicuramente, diciamo, quel tempo ti ha fatto modo che questa storia decantasse un po'. Sì, okay. Sì. Quindi c'è questo tema della vendetta, ce ne vuoi parlare un po' della storia e del tema, diciamo, centrale? Mie Editore di Luce, inizio con il dire che comunque è un romanzo di genere urban fantasy, ovvero comunque tratta temi fantastici ambientati in un ambiente urbano, in questo caso la metropoli di New York principalmente,
e praticamente narra la storia di una mietitrice, ovvero un essere immortale tornato alla vita per vendicarsi di nome Belle, che in realtà scopriremo poi che è un nome fittizio. Lei è la principale, diciamo, causa di alcuni omicidi che hanno luogo a New York e vengono colpiti da, diciamo, dalla sua forza, dalla sua vendetta, principalmente le persone che stanno per compiere degli efferati omicidi. Quindi c'è sempre in ballo il tema della vendetta. E diciamo che sulla sua strada incappa un detective che indaga sulle attività, comunque sulle azioni di questa di Belle e della mietitrice, che però in questa lotta con la mietitrice, con tutto il suo gruppo, perché lei non è l'unica immortale, si troverà anche a fare i conti con se stesso, perché comunque lui prende molto sul personale la lotta con Belle, perché comunque Belle fa della giustizia comunque una sorta di forma di vendetta, mentre invece Mason vorrebbe, essendo comunque un detective, lavora seguendo le leggi terrene, e vuol far sì che comunque prevalga la giustizia che tutti noi conosciamo. Però allo stesso tempo si troverà a combattere con i propri demoni, come se guardasse Belle e vedesse in lei l'abisso. Quindi diciamo che la vendetta comunque è una cosa che anche lui scoprirà e con cui dovrà fare i conti. I personaggi sono dei personaggi dinamici che tu hai descritto psicologicamente nel loro divenire. Ti sei ispirata in questo senso a quello che, non so, vivi nella vita di tutti i giorni, cioè hai visto o la tua propria evoluzione, quindi magari quale dei personaggi principali ti assomiglia di più, se ce n'è uno? Allora, io premetto che comunque metto molto di me nelle protagoniste dei miei romanzi. Io purtroppo su questo sono poco dinamica, ovvero che tutti i protagonisti dei miei romanzi sono principalmente donne e in loro rimetto molto di me. E una cosa che ho messo in Belle, ma anche in Mason in realtà, perché anche Mason comunque è protagonista di questa storia, è proprio il fatto che sono personaggi imperfetti, cioè loro non entrambi seguono la giustizia, ma allo stesso modo la seguono con molte ombre, che sono le ombre comunque del loro passato e di quello che il passato ha fatto di loro. Infatti il dinamismo che ho voluto dare alle loro personalità è dovuto al fatto che comunque noi siamo esseri tendenti comunque a cambiare, ad evolverci nel corso degli eventi o per quello che ci accade nel presente, nel passato e per paura anche di ciò che accadrà nel futuro. Quindi questo dualismo io l'ho voluto comunque rappresentare all'interno di entrambi i personaggi, ma se dovessi scegliere uno dei due in cui mi rivedo di più è sicuramente Bella, perché comunque Belle rappresenta tante cose, ma rappresenta anche comunque ciò che purtroppo accade a molte donne al giorno d'oggi, come succedeva nel 2009, come succedeva prima del 2009, ho iniziato a scrivere il libro, e come purtroppo tuttora accade. Guarda, facciamo un passo indietro. Gli assassini ovviamente non sono liberi di agire, questi no. Mietitori. Non c'è solo la polizia sulle loro tracce, non c'è solo Mason. No, c'è anche un nemico più antico, diciamo. Una sorta di setta, come la vuoi chiamare? Sì, una setta. Guidata da una motivazione, se vuoi, religiosa? Sì, lì ho voluto toccare anche un po' il tema della religione, ma anche nella sua accezione negativa del fanatismo religioso. C'è un'altra cosa che mi ha sorpreso molto sulla dinamica di questi omicidi, perché comunque quando il mietitore alla fine uccide il criminale che sarà prossimo a uccidere la sua vittima, appare sulla vittima un simbolo, che è quello, diciamo, dell'ictis, giusto? Ictis, sì. Esatto. Come mai questa scelta? Perché per chi non lo sapesse sarebbe il pesce stilizzato che indica Cristo nelle prime raffigurazioni cristiane. La scelta dell'ictis è stata fatta perché comunque all'interno del romanzo si trattano anche se in maniera più superficiale tematiche comunque di sfondo religioso, e i mietitori non sono altro che esseri immortali che tornano praticamente alla vita, e il simbolo dell'ictis è stato scelto comunque perché rappresenta appunto Gesù Cristo, che anche egli è risorto comunque alla vita. Però in questo caso, nel caso dei mietitori, comunque non ha ovviamente la stessa valenza, perché loro sono tornati per uccidere, per vendicarsi, e
però diciamo trattando anche il tema del fanatismo religioso un po' in entrambi le figure, sia dei mietitori che dei nemici puri, questo simbolo, ripeto, assume un'accezione diciamo negativa, comunque un'accezione che si distacca dalla religiosità come la conosciamo, ecco. Ok. E un altro tema che è trattato, ma solo chi leggerà il romanzo lo potrà capire bene, perché appunto è nel passato di un protagonista, chiamolo un con l'asterisco, così esatto, sappiamo chi è quello del razzismo. Anche questa, diciamo, cosa, questa tematica ovviamente tu l'hai trattata in maniera esemplare. Questo perché credo tu sia stata ispirata anche qui da tutto quello che si sente o si legge sui giornali. Sì, esatto, perché comunque è stato scritto questo romanzo in un periodo in cui cioè, tanto noi, quando siamo piccoli, quando siamo adolescenti, comunque poco dopo, siamo comunque un pozzo di idee, cioè nel senso un pozzo di influenze. Quindi purtroppo sì, determinate tematiche come il razzismo, come il femminicidio e come molte altre cose mi hanno particolarmente influenzata. C'è un ricco rimando a riferimenti cinematografici, musicali, sì, che un po' mi hanno anche preso, diciamo, sul personale, perché quando leggo Camelot, leggo cose tendenti alla rock metal, insomma, cioè, comunque ci intendiamo. Ok. E lo fai per ogni capitolo alla fine. Di esatto, questo, sì. È stata una scelta, diciamo, stilistica forzata, o tu sentivi nel momento in cui stavi scrivendo comunque di voler, cioè ti rimbalzava in testa una canzone, una melodia, dei testi? No, allora io ho l'abitudine che quando scrivo ascolto la musica, solitamente la metto a random, ma in quel periodo mi capitava proprio musica, metal, rock di questo genere. Fatalità voleva che comunque capitavano canzoni che alle volte rimandavano proprio i capitoli che stavo scrivendo, quindi io in quel periodo mi sono sentita proprio di citarli all'interno di ogni capitolo. Anche perché io penso, come ha detto qualcuno che non ricordo, mi pare Spielberg, non sono sicura, noi siamo fatti per il 90% di film, canzoni che comunque vediamo, ascoltiamo. E in quei tempi a me questa musica mi ha fatto tanta compagnia. E quindi ho citato tutte queste canzoni degli Him, dei Camelot, di Three Days Grace, che penso conosceremo in pochi, proprio in rimando ai capitoli che stavo scrivendo. Sì, a me ha influenzato molto anche il cinema, in particolar modo chi ha letto il libro, chi lo leggerà e chi conosce il film vedrà che comunque c'è una chiara ispirazione a Il Corvo, che è un film del 94, che io da piccola vedevo molto spesso, è stato uno dei pochi film che mi ha fatto piangere, uno dei pochi film che... pochi no, in realtà uno dei film che mi porto nel cuore. E infatti Belle, diciamo, è un po' un tributo a Brandon Lee, che era uno dei miei attori preferiti, e alla figura di Eric Draven, che è proprio il personaggio del Corvo. Però oltre al Corvo ci sono anche altri rimandi ad altri film e anche a serie televisive, perché comunque all'epoca ero anche fan di The Vampire Diaries, essendo giovane e tutto, e c'è un richiamo anche nella scelta di alcune location tipo New Orleans, che rappresenta, diciamo, una parte del passato e del nuovo inizio di Belle. C'è anche Parigi comunque tra le location. C'è anche Parigi, sì. Allora, Parigi io l'ho scelta perché, come ho detto prima, io metto molto di me nei miei romanzi. Parigi in realtà in questo caso rappresenta più, tra virgolette, un sogno, perché comunque viene solamente menzionata, ma non viene descritta la vita di quel personaggio a Parigi. E Parigi è una città che mi è rimasta nel cuore perché è stata anche la prima città che ho visto, una prima città estera comunque che ho visitato a scuola, la gita del quinto superiore, e mi rimanda molto all'idea del romanticismo, all'idea della felicità, quindi l'ho voluta scegliere come, diciamo, terra natia della protagonista. Infatti anche in quel caso c'è un rimando di Belle a questo, e anche la mia passione, diciamo, disneyana, perché comunque Belle è il nome della protagonista della Bella e la Bestia, e quindi ecco, ho scelto Parigi, diciamo, come fase di pace della protagonista, comunque la vita tranquilla della protagonista. Io ci ho visto anche un po' di Underworld quando ho fatto il video, sì. Diciamo, non so se effettivamente c'era come
Sì, no, anche Underwood. Minima, sì, c'era. Sì, sì, perché la vita notturna io ho cercato di rappresentare, anche se si tratta di vampiri e licantropi, sì, sì, esatto. Però a mietitori di luce la vita notturna ha voluto richiamare a quelle sfere molto dark. Il romanzo, tu l'hai definito un urban fantasy, ma come dicevo c'è del thriller, ma c'è anche dell'action proprio. Esatto. Ci sono molti scontri che sono descritti in maniera molto particolareggiata. Ora, non so se quello che tu fai di lavoro normalmente possa aver influito sulla descrizione di queste lotte, sì. Però ci sono proprio delle, delle descrizioni da medico, cioè da, comunque da qualcuno, esatto, che conosce la materia, ecco. Sì, sì, infatti, allora, praticamente io lavoro come infermiera, ho cominciato a studiare da infermiera nel 2012, quindi qualche anno dopo l'inizio di Mietitori di Luce, e diciamo che Mietitori di Luce è stato soggetto a diverse revisioni, e il mio essere infermiera ha influito nelle revisioni successive alla conclusione del romanzo, e infatti io utilizzo termini molto tecnici alle volte, forse anche troppo, come mi ha detto un'amica che ha letto il libro ancora prima che venisse pubblicato, e proprio perché, ripeto, molto di me lo metto all'interno dei miei romanzi, molto di quello che studio, molto di quello che leggo, alla fine per forza di cose si ripercuote se mi colpisce abbastanza, e in questo caso sì, nella descrizione, e poi premetto, io all'inizio non ero brava a descrivere le scene di azione. Essere infermiera non so perché, non so nemmeno cosa c'entri completamente, però mi ha aiutato, perché proprio i punti anatomici li so descrivere perfettamente, quindi sì, mi ha influenzato molto, diciamo. Il romanzo ha subito molte revisioni successive nel corso degli anni. Sì. Quando l'hai presentato a Spirito Libero, in che percentuale hai pensato che fosse pronto, come diciamo ti hanno risposto? Allora, io su questo punto vorrei tornare un passo indietro, nel senso che ne approfitto se magari c'è qualche altro aspirante scrittore che può servire il mio percorso. Allora, in realtà io non ho mai realmente creduto tanto che il romanzo potesse essere pubblicato. Se il romanzo è pubblicato lo devo a mia suocera, che a sorpresa l'ha mandato a delle case editrici. Ah, questa non la sapevo. Eh sì. Okay. E una casa, la prima casa editrice che mi ha risposto, non dico, non farò il nome per correttezza, si è proposta di vendere comunque il romanzo. Il romanzo, quando l'ho presentato, era comunque completo, secondo me era sistemato e tutto, perché io comunque ho avuto la fortuna di avere un'amica, Jessica, che leggesse i miei romanzi, mi aiutasse a correggere, perché è una grande lettrice, comunque molto brava, e quindi ero abbastanza convinta che comunque potesse andare, esatto. Solo che questa casa editrice sì, si è proposta di pubblicare il mio romanzo, ma praticamente avrei dovuto pagare tutto di tasca mia, e non parliamo di 10 euro ma molti molti di più. E inizialmente io pensavo fosse la normalità, nel senso che non sono Stephen King, non sono una grandissima scrittrice comunque, e però ecco, io penso che dietro ogni libro, adesso a prescindere dalla grandezza dello scrittore, c'è un grande lavoro, cioè io ci metto tanto lavoro quando scrivo, e francamente ho trovato un po' avvilente il doverlo pagare tasca mia completamente, senza comunque una, come se non si credesse in me, insomma. Però la cosa non ti ha fatto comunque desistere, cioè non hai detto no, in realtà sono partita, poi l'ho inviata ad altre case editrici, mi sono informata su quelle che comunque non erano a pagamento, ma non perché siano minori, bensì perché credono negli autori comunque quando li scelgono, e dopo varie case a cui l'ho inviata mi ha risposto, appunto, in realtà mi ha risposto Litos, che è un'altra casa editrice affine a Spirito Libero Edizioni, e Maria Grazia Russo, che è la, diciamo, la dirigente comunque di questa casa editrice, che ha molto creduto in me e non smetterò mai di ringraziarla, ha deciso di pubblicare il mio romanzo, e da lì è partito un lungo percorso di ulteriore revisione fatta comunque da un editor che lo è proprio di ruolo, diciamo, che si chiama in questo caso Andretta, e ringrazierò anche lei. E io ringrazio tutte queste figure non solo perché mi hanno permesso di realizzare comunque un sogno, ma anche perché mi hanno permesso di crescere, perché comunque in questo processo di revisione io ho capito quali sono i miei punti di forza, ma anche quali sono i miei punti di debolezza. Io ad esempio ho scoperto, ma in realtà un po' già lo sapevo, di essere molto ridondante,
e quindi questa cosa mi hanno aiutato a sistemarla e a correggerla comunque ove possibile. E questa cosa, questo percorso, questo, tutto ciò che mi ha lasciato mi ha permesso di anche di migliorare come scrittrice per i futuri romanzi. Io credo che comunque, a prescindere da un lavoro di editor che anch'io ogni tanto faccio, ci debba essere una storia, diciamo, stabile alla base, forte, con delle grosse fondamenta. È ovvio che questa storia, per chi leggerà il libro, non terminerà qui, mi auguro. No. No, infatti Mietitore di luce è previsto per essere diviso in due libri, quindi sarà una duologia, e attualmente sto lavorando comunque al secondo e ad altri romanzi anche contemporaneamente, spero di riuscirci, però sì, ci sarà un seguito. Tu ovviamente la promozione la stai facendo anche tramite un blog. Io chiedo a te, perché comunque sei una ragazza giovane, come ti trovi nel dover, a livello umorale molto spesso, a dover sottostare magari a certe regole dei social, o se ti ci ritrovi, perché tu non sei una persona comunque che pubblica tantissimo, non sto parlando di libri, ma cioè che no, vuole farsi vedere. Io vedo delle cose veramente assurde di gente che si mette lì con l'orologio a dire alle 10 devo fare il post. Come diciamo gestisci la promozione, e se vuoi dare, visto che hai dato anche dei consigli di scrittura per chi vuole iniziare, come pensiamo anche al passo successivo? Ho scritto un qualcosa, mi piace, ne sono convinto, voglio pubblicarlo, magari trovo come pubblicarlo in qualche modo, però lo vorrei promuovere tramite i social. Qual è la tua esperienza su questo? Allora, approfitto per questa domanda per aggiungere un punto prima. Se vogliamo pubblicare un libro, cerchiamo una casa editrice comunque seria, che non siano di quella a pagamento, perché purtroppo il più delle volte non sono nemmeno serie. A parte questo. E la promozione sui social, purtroppo al mondo d'oggi, io dico purtroppo perché io pure, comunque sono poco fan dei social, infatti pubblico pochissimo, però quello è veramente il punto, purtroppo per alcuni versi di forza, nel senso che comunque oggi è tutto digitalizzato, oggi è tutto tramite i social, quindi la pubblicità è molto importante. Io ringrazio anche la casa editrice perché comunque mi ha fatto gratuitamente, a me e ad altri autori, un corso proprio per promuovere sui social, proprio perché hanno un'importanza fondamentale di questi tempi. Ci sono anche comunque social come Facebook e anche Instagram che ti permettono di programmare i post, e sono un grosso impegno che comunque è necessario di questi tempi, comunque, perché ti permette, dato che comunque vendiamo anche molto su Amazon, di promuovere completamente il tuo libro. Io sinceramente il social sì, lo uso anche per promuovere gli eventi, ovviamente, perché è normale comunque che sia così. Però non te ne fai risucchiare, diciamo, da questa necessità di dover essere sempre presente. No, ma perché sono sempre dentro l'ospedale, quindi... Ah, vabbè, a posto. Quindi mi risulta un po' difficile per quel motivo, purtroppo, ma io penso che è un po' difficile comunque per tutti, con lavoro e tutto, impegni, figli, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, quindi non è facile, però è necessario. E c'è qualcosa che vuoi aggiungere sul romanzo, qualcosa che pensi possa... Che vorresti che uscisse, magari, che non ti ho chiesto stasera? No, in realtà abbiamo analizzato quasi tutto. Quasi tutto, sì. Io col romanzo che ho scritto ho voluto, ripeto, mettere molto di me, ma ho voluto anche molto analizzare la sfera umana. La psicologia l'ho studiata poco all'università, perché comunque è una materia che purtroppo non gli viene dato peso, malgrado lavoriamo in ospedale, almeno noi del sanitario. Però io ho voluto analizzare molto la psico umana, diciamo, in tutte le sue accezioni, positive e negative, perché noi comunque siamo sia luce che ombra. Quindi diciamo che oltre alla storia ho voluto anche dar valore a questo lato, che magari molto spesso non viene analizzato, più che altro nella vita di tutti i giorni, perché i libri che analizzano la psiche ce ne sono tanti, però nella vita di tutti i giorni si parla poco, secondo me, dell'animo umano, di quanto comunque possiamo essere luce ma ombra allo stesso tempo. Ileni, io ti ringrazio, allora invito grazie tutti a voi a comprare Mietitore di luce, veramente un ottimo romanzo. Spirito Libero sta facendo davvero
un ottimo lavoro con tutti gli autori che per adesso mi sono capitati tra le mani. E quindi grazie a tutti, un applauso a Ilenia. Grazie a tutti. E con il film copie siamo qua. Grazie.